Dunque 4 penalità nel tempo di 45:06. Gli appassionati del salto ostacoli, l'appuntamento di fine settembre col concorso ippico internazionale della Bagnaia. Scenario da cartolina, le colline senesi, adesione da parte di binomi importanti e gare spettacolari. Le due piattese, il Gran Premio che vi proporremo domani e la categoria derby che stiamo per seguire. Si tratta di una prova fortemente apprezzata dal pubblico, con l'aggiunta di ostacoli fissi di campagna su un percorso più lungo del solito che esce dagli abituali confini del campo ostacoli. In caso di parità di penalità fra due o più binomi, classifica il tempo impiegato. Abbiamo visto un momento di imbarazzo da parte di McFlurry, che è montato da Arnaldo Bologni. Per il momento il migliore è stato il francese Michel Eckart in sella a Test Life. Per il binomio francese nessun errore sugli ostacoli, quindi zero penalità nel tempo di 115:68. Arnaldo Bologni, cavaliere emiliano di Reggio Emilia, nato nell'agosto del 1960, ha partecipato a 3 edizioni dei campionati del mondo e all'Olimpiade di Atlanta. Il suo miglior cavallo è stato Mayday, con il quale lo ricorderete a bersaglio in tantissimi concorsi, in particolare ricorderete la vittoria nel Gran Premio Roma. Nella circostanza Bologni monta McFlurry. Abbiamo visto un altro errore, gli ostacoli sono 19 ma i salti sono 23, comprese 3 combinazioni, 2 gabbie e una doppia. Il direttore di campo è il cesenate Pier Francesco Bazzocchi, che ha disegnato un percorso davvero accattivante ma con diverse difficoltà, come potete evincere dalla sequenza di errori di un cavaliere esperto come Arnaldo Bologni, che termina con 12 penalità nel tempo di 126:52. Binomio sia molto recente, McFlurry è da poco sotto la sella di Arnaldo. Intanto il regista Umberto Orti ci ha riproposto una fase rallentata del percorso di Arnaldo Bologni, ancora alla ricerca del miglior feeling, con McFlurry che monta da un tempo relativamente breve. Dopo Bologni tocca a un cavaliere di grandissima esperienza, si tratta di Michel Robert per la Francia, cavaliere nato nel dicembre del 1948. Grazie a lui e a Gilbertin de Balanda, il recente concorso internazionale di Arezzo ha assunto connotati francesi. La vecchia guardia transalpina dunque sempre alla ribalta, e anche in questa circostanza Michel Robert venderà cara la pelle, intanto gettando il guanto di sfida al connazionale Michel Eckart, che in sella a Test Life guida la graduatoria provvisoria. Per Michel Robert un argento, un bronzo individuali ai campionati del mondo di Dublino e Laia, poi invece addirittura oro con la squadra sempre nell'82 a Dublino, medaglie anche nei campionati continentali, un argento individuale nel 93 a Gijón, uno dei cavalieri più apprezzati dell'intero circuito. Michel Robert monta in questa occasione Coco d'Or, che si sta comportando davvero bene. Per ora al comando Michel Eckart con Death Life, si sono comportati bene anche Robert Breul, alto francese, con Oxford Eximel, 4 penalità, 4 anche per l'olandese Peter Bultuis con Chiletto. Il ventaglio su fosso per Michel Robert, che ha cadenzato da subito
dai primi segmenti del percorso un ritmo molto brioso sulle tracce di Michel Car. Conclude, il tempo è buono, 113,80, più veloce di quasi 2 secondi rispetto al francese, ma c'è un errore, 4 penalità, un errore evidenziato da questa ripresa rallentata delle telecamere guidate dal regista Umberto Orti. Davvero un peccato, era un gioiello il percorso di Michel Robert e sarebbe stato davvero difficile battere il 113,80. Vi ricordo che il tempo accordato dallo chef de piste Pierfrancesco Bazzocchi è di 172 secondi. In campo adesso per il Belgio Knen De Vaile con Voice. Con questo binomio possiamo cominciare a prendere confidenza del tracciato. Ecco la grafica che propone appunto il nome del cavaliere in campo che sta per cominciare. Si parte con un ostacolo d'assaggio, un passaggio di sentiero 1,35. Intanto si sta sistemando anche l'ostacolo precedentemente abbattuto, questo Oxer rustico, da Michel Robert. Dopodiché avrà via libera il concorrente belga. Che in questo 2006 ha ottenuto diversi piazzamenti, un solo successo a Lummen in una categoria a tempo. Superato il primo largo, si punta al verticale numero 2, 1,35 m, verticale di barriere, poi un altro Oxer, 1,35 per 1,40. Vi ricordo che la lunghezza del percorso è di 1000 metri, la velocità di 350 metri al minuto. Col numero 4 arriva la prima delle combinazioni, poi si va a un altro verticale, la salitella, per poi affrontare un altro dritto di 1,40 m. Quindi l'Oxer numero 7 che era costato caro a Michel Robert, quindi una piegata a mano destra per affrontare un altro ostacolo abbastanza insidioso, le cataste, 1,40 m. Vedete uno degli ostacoli fissi, è il numero 9, poi c'è uno scarto, una disobbedienza che poteva anche costare molto cara al binomio belga. Infatti vedete, è andato proprio a infrangersi contro la staccionata che delimita il laghetto, insidie sparse un po' ovunque dal direttore di campo Pierfrancesco Bazzocchi, che ha potuto sfruttare lo spazio ampio a sua disposizione. Finalmente l'acqua e poi c'è l'uscita dal laghetto con le due piccole staccionate, un altro Oxer e c'è errore anche qui. Poi quella che possiamo considerare una mini doppia gabbia, ostacoli di dimensioni non certo spaventose, intanto errore alle tavole, però consideriamo che sono 23 i salti che attendono ciascun concorrente. Conclusione del percorso con un Oxer in bianco e rosso, poi il verticale a ventaglio su fosso. E la chiusura del tracciato con questo ultimo
verticale in giallo e nero. Conclude dunque la sua fatica Voes, le penalità sono 12 nel tempo di 154-17. In sella il belga Koen De Voile, che scivola dietro. E adesso per l'Italia Karl Wechselberger monta Kalik de Gül. Wechselberger è nato a Vipiteno nel dicembre del 1970. In questo 2006 ha vinto la Coppa delle Nazioni a Sofia con Replay. Poi per lui altri piazzamenti. Già arrivato il primo errore. Solitamente per le categorie derby, che non sono proprio frequentissime, si adotta una tabella C, dunque si tratterebbe di una categoria a tempo. Nella circostanza i responsabili tecnici hanno optato per un unico percorso con classifica determinata dalle penalità. In caso di parità di penalità classifica immediatamente il tempo, non ci sarà barrage. Dunque consistente l'ipoteca, se non sulla vittoria almeno su un piazzamento, quella posta da Michel Écart, Francia, con Death Life. Vi ricordo, percorso netto in 115-68. Per abbassare questo tempo, lo abbiamo visto chiaramente seguendo Michel Robert, che ha provato in tutti i modi a vincere, occorre prendere dei rischi, e dunque è facile che su un percorso così lungo ci scappi anche l'errore. Condizioni climatiche buone. Mentre per Karl Wechselberger si avvicina la stretta finale, l'ultimo segmento, c'è purtroppo errore. E siamo indietro anche col tempo, infatti il tempo è di 129-60. 12 le penalità, riesce a scavalcare con De Waale, con Voes, però rimane alle spalle di Arnaldo Bologni, di Nada Steiner, anche di Cindy van der Straten e di Peter Bultius, dietro anche a Niklaus Ruschki, a Robert Breul, a Luca Carini, che in sella a Fight the Future si era comportato molto bene, 4 penalità nel tempo di 136-56, ma il leader, lo ricordiamo, è il francese Michel Écart con Death Life. E adesso Mark Utzager per l'Olanda monta Alarm, che è un cavallo intero di 9 anni di origine olandese. Utzager, classe 1971, ha partecipato a 3 edizioni del campionato del mondo dei giovani cavalli, ottenendo piazzamenti a ridosso dei primi nella categoria riservata ai 5, ai 6 e ai 7 anni. Per quanto riguarda i campionati nazionali, un secondo posto nel 2000 e una medaglia di bronzo 2 anni dopo. Attualmente la sua cavalla migliore è Dancing Queen, con la quale ha vinto una categoria a tempo recentemente. L'abbiamo visto all'opera anche ad Arezzo con Scotch vincere una categoria a fasi consecutive. Abitué del circuito dei concorsi nel nostro paese,
ha lasciato il segno anche a Vicenza e anche ad Abano Terme, proprio con Dancing Queen. Mark Utzager. Un ultimo sforzo per coprire l'ultima parte di un percorso davvero variegato. Arriva l'errore e conclude Mark Utzager nel tempo di 121,63. Sono due gli errori sugli ostacoli, 8 penalità per il cavaliere olandese, che è intorno alla decima posizione attualmente, inquadrato dalle nostre telecamere. Vedete, le penalità sono 8. Unico netto fino a quel momento era quello di Michel Eckhart con Death Life. Arrivare alla fine con 4, con un solo errore, è comunque un risultato più che confortante. E adesso spazio al polacco Jarosław Strzyczyński. Che non comincia benissimo, cavaliere nato nel 1978, monta An Etola. In questo 2006 una decina di vittorie con lo stesso An Etola, con il Dago, con Robin, con Symphony, con Amanita. Tanti cavalli questo cavaliere, che a Podebrady è riuscito a imporsi in un'altra di quelle categorie che non sono frequentissime, la categoria di potenza. Cavalli polacchi che notoriamente sono abbastanza dotati di stamina di fondo e dunque potrebbero trovarsi a loro agio su questo tracciato che, lo ricordo, misura 1 chilometro, 19 ostacoli, 23 salti. Riesce a trovare il tempo giusto per affrontare i tre elementi di questa combinazione e poi subito dopo le tavole. Dopo un'incertezza iniziale, Strzyczyński è riuscito a trovare l'assetto migliore ed ora sta andando di buona lena. Vi ricordo che il tempo migliore è sempre quello di Michel Eckhart, 115,68. In verità Michel Robert è stato più veloce, ma aveva commesso un errore. 4 penalità determinanti per creare la differenza fra i due. Conclude anche fra gli applausi Jarosław Strzyczyński in sella ad An Etola, 127,11, 8 le penalità, un percorso da non disprezzare certamente. Anche per lui la ripetizione rallentata su uno dei passaggi negativi. 8 le penalità per il binomio inquadrato che esce dal campo di gara e lascia spazio alla francese Marie Pellegrin, nata il 10 agosto del 1979. Monta Unique Vodonctove, che è una femmina dal mantello sauro di 9 anni di origine belga. Marie Pellegrin, campionessa europea a squadre nella categoria giovani cavalieri, questo nel 2000, anno precedente sempre con l'equipe transalpina una medaglia d'argento. Ha
Anche lei è spesso e volentieri in Italia, ha vinto il Gran Premio in due manche di Busto Arsizio con Ice Dunkirk. Ottimo inizio per Marie Pellegrin, una lieve esitazione sulla staccionata che immette allo stagno, al laghetto, però non c'è errore, bene anche su questo Oxer. Superata anche la mini doppia gabbia, le tavole, ostacolo delicato. E adesso si deve accelerare perché c'è la possibilità di insidiare la leadership di Michelle Carr al comando con il netto in 115 secondi e 68. Sta saltando davvero bene Unique de Donkveuve. Ultimo ostacolo, estrema concentrazione. E sì, arriva il netto, grande soddisfazione per Marie Pellegrin, e però il tempo è alto, 125 e 55, vale la seconda posizione, però c'è un abisso cronometrico fra Michelle Carr in sella a Death Life e Marie Pellegrin con Unique Van Donkerve. E carezze per Unique, questa femmina che si è comportata davvero bene, nessun errore sui 19 ostacoli allestiti dal direttore di campo Pierfrancesco Bazzocchi. Dunque un altro bel percorso di marca francese, cugini d'Oltralpe che sono estremamente in forma. Vediamo se anche Emanuele Gaudiano per l'Italia in sella a Samorca riuscirà a inserirsi fra i primi. Gaudiano è nato nel giugno del 1986 a Matera, cavaliere molto giovane, quinto con la squadra dei campionati europei Young Riders ad Atene proprio quest'anno, è il campione italiano Young Riders uscente, titolo conquistato ai Pratoni del Vivaro in sella ad Uppercut. Intanto c'è una punizione estremamente severa, direi, per Samorca, in difficoltà in questo primo passaggio, bene invece sul Oxer rustico. Un altro rifiuto, e non riesce a mantenersi in sella il cavaliere azzurro, nonostante il tentativo di acrobazia arriva l'eliminazione per Gaudiano. E in effetti i cavalli possono essere in qualche modo deconcentrati o spaventati dalla presenza di quel laghetto che ha dimensioni molto più vaste rispetto a una normale riviera, c'è l'attraversamento dell'acqua, un passaggio naturalmente da cross country. Dopo Emanuele Gaudiano toccherà allo svizzero Werner Muff con Parabol. Eccolo inquadrato. Werner Muff, nato il 25 febbraio del 1974,
per lui un quinto posto con la squadra ai recenti campionati del mondo che si sono disputati ad Aquisgrana in sella Pleau Bleu. Un bronzo ai campionati del mondo dei giovani cavalli nel 98 nella categoria dei 6 anni alla Nacken. Per quanto riguarda i campionati assoluti del suo paese, una buona prestazione nel 2005 con il quarto posto e in questo periodo in Svizzera la concorrenza è davvero notevole. Ci sono autentici marpioni, cavalieri esperti come Bert Mendley, come Marcus Fuchs. Ci sono anche talenti emergenti come Cristina Lieber, Steve Gerda, che fanno della Svizzera al completo una delle formazioni più competitive a livello internazionale. Naturalmente, soprattutto, ci sono sempre i tedeschi. Esce dal laghetto, senza affanni, questa volta Werner Muff. Altro percorso buono, quello di Parabol, che ha 9 anni ed è di origine olandese. Bene sulle tavole. Ora un tratto piano dove si può sfruttare il galoppo pieno per rosicchiare qualche decimo di secondo prezioso. Se non ci saranno altri errori, quello di Werner Muff sarà un percorso da prime posizioni, indubbiamente. Ultimo ostacolo, il verticale in giallo e nero che è superato, 4 penalità, il tempo di 121,93. Per ora è in quarta posizione. Quarta posizione, al comando Michel Car, Francia, in seconda posizione Marie Pellegrin ancora per la Francia, il podio per ora è completamente francese con Michel Robert in terza posizione e poi l'abbiamo appena visto Werner Muff per la Svizzera in sella Parabol che è quarto. 121,93, due soli i netti, quelli di Michel Car e di Marie Pellegrin. Dopo Werner Muff tocca a Céline Stauffer, ancora per la Svizzera, monta Narcossa Z. Céline Stauffer, nata nell'aprile del 77, bronzo a squadre, i campionati europei Young Riders. Con questa cavalla ha vinto una categoria a tempo proprio quest'anno nel concorso ippico internazionale di Dublino. Abbiamo già vista all'opera in Italia vincere il Gran Premio in due manche a Vinovo con Félin Pierreville. Vediamo se qualcuno riuscirà a interrompere l'egemonia francese in questo derby del concorso ippico internazionale della Bagnaia. Arriva l'errore su quel largo in bianco e rosso che ha costituito una difficoltà per diversi concorrenti, probabilmente un ostacolo sottovalutato. Ultimo dritto per Céline Stauffer che conclude con 3 errori, 12 penalità nel tempo di 123,26. 12 penalità, senza infamia e senza lode,
questa prestazione. E ora vedremo un altro cavaliere svizzero, ce ne sono diversi in sequenza. Prima abbiamo visto Werner Muff, ora Céline Stauffer. Adesso tocca a Paul Esterman, che monta Cali de la Croix, un cavallo di 8 anni, Sel Français. E dopo Paul Esterman vedremo all'opera altri due binomi svizzeri, Theo Muff con Caronda e Fabio Crotta con Timoni du Chat Bellevue. Paul Esterman, giugno 1963. Un piccolo disastro, si sistema il cap e poi continua sul percorso. Paul Esterman ha ottenuto nel 2006 sei vittorie a Giubiasco, Bratislava, Umlikon, a Vinovo, anche alla Bagnaia si è comportato bene ciclando una categoria a tempo. Non è però un percorso da ricordare questo, e in effetti mi sembra che il cavaliere svizzero guardi l'anteriore del proprio cavallo. Qualche problema dopo uno dei tanti passaggi, dunque costretto al ritiro Paul Esterman con Cali de la Croix. Ora Theo Muff monta Caronda, una femmina di 8 anni. Theo Muff è nato nel dicembre del 1964. Per lui una stagione ricca di piazzamenti, con un'unica vittoria nel concorso internazionale di Deauville. Ed ecco visualizzata la classifica parziale di questa categoria derby, una classifica che per il momento parla decisamente francese. Per la Svizzera, Theo Muff, Caronda. Nella prima parte del percorso molto veloce, il binomio elvetico, un po' disorientata Caronda da questo passaggio, avete visto il suo sbandamento, poi il cavaliere l'ha ricondotta sulla giusta rotta di crociera, dimostra di saper saltare, cavalla di bel modello che va ad affrontare in modo eccellente anche questo Oxer rustico che era costato caro a Michel Robert. Laghetto, nessun problema. Questo Oxer collocato proprio sul ponticello, doppia gabbia. Errore alle tavole. Va a concludere l'atleta svizzero Theo Muff, 8 penalità nel tempo di 115,78, un tempo davvero buono, e dunque nonostante le 8 penalità non risulterà troppo indietro alla fine,
per il momento è in... decima posizione. Ancora per la Svizzera Fabio Crotta monta Kimoni du Chablevue, un cavallo di 12 anni. Fabio Crotta, settembre 1979, abbandonata la categoria Young Riders, dove si è laureato con la squadra per ben due volte campione continentale, ha ottenuto a San Patrignano la medaglia d'argento agli europei in sella a Madame Pompadour. Sei binomi prima della conclusione di questa categoria derby. Sempre al comando per la Francia Michel Écart con Death Life, percorso netto in 115,68. Errore all'Oxer. Poi replicato alle tavole, era andata invece bene alla fossa ferrarese. Ora comincia a farsi sentire la stanchezza, esitazione su un po' tutti gli ostacoli conclusivi per Kimoni du Chablevue. Che comunque si riprende e va ad affrontare l'ultimo ostacolo. Non c'è errore, rimangono 8 le penalità per Fabio Crotta, Svizzera, nel tempo di 128,81. È alle spalle del connazionale Theo Muff in classifica. Molto spettacolare questa immagine proposta dal regista Umberto Orti. E adesso tocca a Katie Monahan Prudhon, che gareggia per la Francia, anche se è nata negli Stati Uniti. Monta Cacciu du Bateau, amazzone di grande esperienza, nata nel marzo del 1954. A livello individuale il miglior risultato è stato il secondo posto nella Coppa del Mondo del 1979 a Göteborg, in sella The Jones Boy. È riuscita a vincere quest'anno una mista alla Bagnaia e poi una categoria a fasi consecutive a Dinard, sempre con l'andato. Quello che abbiamo visto non è un passaggio semplice, nessun problema invece in questa combinazione.
Non è bastato l'intervento dell'Amazzone per evitare quell'errore. Katie Monahan-Prudhon conclude in sella a Cacciù du Bateau con 12 penalità nel tempo di 128-28. Da una Massone all'altra, da Katie Prudhon ad Alessia Marioni, che nel 1995 a Cervia ha vinto il campionato italiano Amazzone in sella ad Experiment, e addirittura nel 98 a Modena si è laureata campionessa italiana assoluta in sella a Maradona Van de Helle. Alessia Marioni, veneta di Conegliano, è nata nel gennaio del 1974. Per lei successi in questa stagione a Vicenza, Cervia, Cortina d'Ampezzo, Pontedera. Ed ora la possibilità di far bene in questo derby. Abbiamo visto un'esitazione per Alessia, che nella circostanza monta Ascol Salto Van Triof, cavallo di 11 anni, di origine belga. Vediamo se riuscirà a insidiare i francesi, che sono al comando della graduatoria provvisoria, nell'ordine Michel Écart, Marie Pellegrin e Michel Robert. I primi due con il netto, Michel Robert con 4 penalità, ma un tempo ottimo, 113-80. Una gara che obbligatoriamente impone un'andatura briosa e la solita attenzione massima sugli ostacoli. Coniugare l'una e l'altra cosa non è mai impresa semplice. Ci sta provando Alessia Marioni, che per il momento è autrice di un ottimo percorso. E conclude con un solo errore. 4 penalità fra gli applausi, Alessia Marioni, il tempo è discreto, 120-08, ed è in quarta posizione. Dunque non riesce a far scendere dal podio provvisorio nessuno dei tre francesi, ma si colloca lì a ridosso dei primi. Può essere soddisfatta Alessia Marioni, peccato per quell'errore. Un'occhiata anche al tempo, che è superiore a quello di Michel Écart, però era migliore rispetto a quello di Marie Pellegrin. Dunque, senza quell'errore, Alessia Marioni sarebbe subentrata al secondo posto. Davvero un peccato. Adesso per la Germania Claudia Hertl, che monta Fanny, cavallo di 7 anni. Davvero un bel percorso quello di Alessia Marioni. Le prime difficoltà intanto per Claudia Hertl e Fanny. Verticale su cancello, i due dritti a seguire, una delle tre combinazioni previste, bene sull'oxer.
Anche lei sbaglia su questo passaggio di sentiero molto insidioso. Uno degli ostacoli che ha creato più difficoltà ai concorrenti, come questo del resto, le tavole. Invece non ci sono problemi per Claudia Hertel e Fanny. Anche quel largo in bianco e rosso ha fatto la differenza. Un ostacolo impegnativo che oltretutto giunge nel finale del tracciato, quando affiora la stanchezza. Ultimo verticale. E c'è errore anche qui. Sono 20 le penalità per l'amazzone tedesca nel tempo di 120:08. 23esimo posto per il momento per Fanny. Adesso per l'Italia scenderà in campo Francesco Franco con Amica Mia, una femmina di 10 anni. Ancora inquadrata Claudia Hertel. Ed ora la grigia Amica Mia con Francesco Franco, cavaliere nato nel giugno del 59. Per Francesco Franco un 26esimo posto ai campionati nazionali che si sono disputati ad Arezzo. Dopo Francesco Franco vedremo per la Svizzera Roland Birkler e quindi la chiusura affidata a Massimo Regina. Vediamo cosa decide Francesco Franco. Torna sui propri passi, non abbiamo capito se intende ritirarsi o proseguire. Va a puntare verso l'Oxer, che supera comunque. Ora l'andatura è abbastanza lenta. Avete visto con quanta fatica si è riuscito a superare quell'Oxer che viene dopo una leggera salitella. Combinazione, bene. E però opta per il ritiro. Si ritira dunque Francesco Franco in sella ad Amica Mia. Ancora due binomi prima della conclusione, vediamo l'errore su questo verticale su cancello e barriere. L'inquadratura per il cavaliere italiano che lascia spazio allo svizzero Roland Birkler con Red Chili. Roland Birkler, questa è la classifica provvisoria, lo vedete con Alessia Marioni a ridosso del podio. Alle prime tre posizioni tre binomi francesi. Per la Svizzera Roland Birkler, nato nel giugno del 1981, altro cavaliere giovane che ha ottenuto il bronzo a squadre ai campionati europei di Copenaghen nel 2002. Per lui prime apparizioni a livello internazionale per ampliare il bagaglio di esperienza. Vediamo come si comporta in questa categoria derby, che per ora è dominata dai cavalieri francesi. Michel Écart al primo posto, in seconda posizione Marie Pellegrin, in terza Michel Robert, che era stato anche il più veloce.
attenzione, solito largo, da affrontare con estrema attenzione, sembra non avere problemi. Roland Birkler, uno dei tanti svizzeri che affrontano la cosiddetta campagna italiana, sono molti i concorsi sul nostro territorio. In un settembre davvero rovente per quanto riguarda l'attività agonistica nel settore del salto ostacoli. Parte conclusiva del tracciato per Roland Birkler e Red Chili. E in totale sono 4 gli errori, 16 penalità nel tempo di 132,53, un tempo molto alto. Dunque rimane da vedere soltanto un binomio, quello composto da Massimo Regina per l'Italia in sella a Playboy. Massimo Regina, aprile 1972. Ha partecipato con Olaf ai campionati assoluti ad Arezzo, per lui 32esima posizione. Non comincia con il piede giusto e dunque possiamo dirlo fin da adesso, il vincitore di questa categoria derby è il francese Michel Eckart con Death Life. Il rifiuto prima dell'elemento di ingresso della gabbia, questo verticale su cancello e barriere, torna sui propri passi Massimo Regina con Playboy e riesce a superare la prima barriera. È un momento di difficoltà per il binomio azzurro. E c'è l'eliminazione per Massimo Regina e Playboy, che va comunque a superare le tavole. E la gara è terminata con un dominio francese. Al primo posto Michel Eckart, Death Life, percorso netto in 115,68. In seconda posizione Marie Pellegrin, Unique Vendecouve, con il netto 125,55. In terza posizione un sempre grande Michel Robert con Coro d'Or, 4 penalità nel tempo di 113,80. E poi veramente brava Alessia Marioni, quarta con Ascol Salto Van Riethoff, 4 penalità nel tempo di 120,08. Intanto la nostra regia ripropone anche le posizioni seguenti, i piazzamenti fino al 25esimo posto, ma credo che siamo in grado di proporvi il percorso del vincitore, vale a dire quello di Michel Eckart. Eccolo inquadrato grazie al regista Umberto Orti, cavaliere nato nell'ottobre del 1953. Per lui un argento a squadre ai campionati europei di Donaueschingen nel 2003, si è laureato campione nazionale nel 2005 a Fontainebleau con Canaan. Cavaliere di discreta esperienza Michel Eckart monta Death Life, che è un cavallo di 11 anni, cavallo piuttosto ardente, dunque non c'è bisogno di sollecitazioni per garantire un'andatura briosa. Non ci saranno errori per il binomio francese, che aveva una posizione di ingresso in campo piuttosto scomoda. Michel Eckart e Death Life sono entrati sul campo ostacoli per quinti, dunque senza grandi punti di riferimento,
al cavaliere francese non restavano in verità tante opzioni, si trattava solamente di fare attenzione sugli ostacoli e di accelerare il più possibile. Bene, la tattica abbastanza spregiudicata di Michel Écart ha portato risultati ottimi, infatti non ci sono stati errori, bene anche sulle tavole, e il tempo è stato davvero eccellente, 115,68. Soltanto Michel Robert, che poi si è piazzato al terzo posto, è riuscito a essere più veloce con un 113,80, macchiato però da un errore sugli ostacoli, da quelle quattro penalità che poi lo hanno portato in terza posizione, a seguire anche Marie Pellegrin, ottima in sella Nuit de Vendecuve con il netto 125,55. Si conclude dunque la gara, una gara dominata dai binomi francesi, e sul primo piano di Michel Écart e di Death Life, vincitori della categoria Derby. Restituisco la linea allo studio e auguro a tutti la più cordiale buonasera.